Sbrigati, Harry! Non possiamo arrivare in ritardo alla lezione di incantesimi! Arrivo, Hermione! Dannazione, Potter! Ti prenderò! Benvenuti alla lezione di incantesimi. Oggi impareremo l'incantesimo Scourge. Sì, signorina Granger? Mi chiedevo se sapesse dirci qualcosa sulla Camera dei Segreti. Io mi occupo di incantesimi, signorina Granger. Non di miti e leggende. Per favore, professore, vorremmo tutti saperne qualcosa. Molto bene. I quattro fondatori di Hogwarts furono Godric Grifondoro, Salazar Serpeverde, Tosca Tasso Rosso e Priscilla Corvo Nero. Serpeverde avrebbe voluto ammettere a Hogwarts solo gli studenti nati da maghi. Gli altri fondatori si opposero e Serpeverde lasciò la scuola. Sì, signorina Granger? Costruì nel castello una camera segreta di cui gli altri fondatori ignoravano l'esistenza. Con un grande mostro a fare la guardia dall'interno. La leggenda narra che, un giorno, il vero erede di Serpeverde tornerà per aprire la camera e controllare l'orrore che vi si cela. E allora Hogwarts sarà liberata da tutti coloro che non sono nati da maghi. Ovviamente queste sono solo sciocchezze. Adesso torniamo ad occuparci della realtà magica. Potter, perché non ti avvicini e inizi gli esercizi per imparare l'incantesimo Scourge? Certo, professore. Cerca di non pensare a tutte le sciocchezze sulla Camera dei Segreti e concentrati sul simbolo di fronte a te. La bacchetta magica sta per muoversi intorno al simbolo. Nel momento esatto in cui la bacchetta passa sopra le frecce, devi premere il tasto freccia corrispondente. Questo esercizio ha tre livelli. In ciascuno di questi devi riuscire a colpire tutte le frecce. Sei pronto? Primo livello, inizia! Molto bene, Harry. Puoi accedere al prossimo livello a lezione. 5 punti a Grifondoro. Secondo livello. Inizia. Molto bene, Harry. Puoi accedere al prossimo livello della lezione. 10 punti a Grifondoro. Terzo livello, inizia! Molto bene! Hai completato tutti gli esercizi necessari. 15 punti a Grifondoro. Molto bene, Potter. Sei riuscito a imparare l'incantesimo Scourge. Ora è giunto il momento di mettere alla prova le tue nuove conoscenze nella sfida Scourge. Benvenuto alla sfida Scourge, Harry Potter. Per superarla, devi recuperare la stella del completamento, che si trova parecchi piani sotto di noi. Cerca di finire il più in fretta possibile. Se il tempo arriva a zero prima che tu sia riuscito a ottenere la stella del completamento, perdi la sfida. Lungo il percorso troverai le stelle della sfida. Raccogliendole, aumenterai il tempo a tua disposizione e incrementerai il punteggio. Ti consiglio di non lasciartene sfuggire nessuna.
Cerca di prendere la stella del completamento risparmiando il maggior numero possibile di secondi. Più alto risulterà il tuo punteggio al termine della sfida, maggiori saranno i punti che assegnerò alla tua casa. Livello! 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 L'ectoplasma è una sgradevole sostanza verdastra che alcuni fantasmi lasciano dietro di sé. In certi luoghi bloccherà gli ingressi o altri passaggi. Per sbarazzartene, puoi lanciare l'incantesimo Scourge. Scourge! L'incantesimo Scourge anche per liberare gli oggetti intrappolati dall'ectoplasma. Livendo! Scourge! Livendo! 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 L'ectoplasma consuma parte della tua energia. Scourge! Più a lungo rimani a contatto con questa sostanza, più energia perdi. Scourge! Scourge! Bene, guarda un po', quel pivellino brutto e brufoloso di Potty Potter. È sempre un piacere insultarti. Scourge! 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 Thank you.
Quello è un folletto della Cornovaglia. Si tratta di creature fastidiose e moleste. Se verranno a contatto con te, ti morderanno. Quindi cerca di starne alla larga. L'incantesimo Rictu Sempra ti permetterà di stordirli. Scourge!
Scorge! Flipendo! Flipendo! Rictu sempre! Let's go.